ma cioè, ma era veramente difficile comunque la mappa. Vabbè, per fortuna. È molto Per difficile, fortuna, raga, sì. ora. Cioè, raga, ora. Ci mette un anno e mezzo per arrivare al Cioè, livello raga, ora, ora 99. tanto ci possiamo chiamare pure con i nomi normali. Ora ho stoppato il video, loro stanno facendo altre cose. Tanto ora possiamo pure. Non ho capi, non ho capito niente. Sì, magari urlano, però no, non la fare, non la fare, non la fare la magia, non la fare. No. Bello. Pronti? Sì. Te Prontissimi? Gabri, sei pronto? Abbastanza. Bene, Avete bene, paura? bene. Gabri, credo di sì, io no, però vabbè, proviamo, vai. Vai! Pronti? Sì. Allora, abracadabra, adesso sono su questa sedia, adesso sono su questa sedia, adesso invece sono su questa! Vabbè, mamma mia. Adesso il secondo trucco, siete pronti? Va bene, faccio Va vedere. bene. Questo è molto più affascinante, quindi lo devo fare sul palco. Ok, faccio vedere a tutti. Hai Pronti? iniziato qua. Vai! 3, 2, 1. Scomparso! Ma, ragazzi, allora, signori, signori Vabbè, ed è pure tornato, e e vabbè, vabbè. no, questo è il trucco d'accento, lui è diventato famoso così altro che con È l'altro la trucco. magia più pura questa, signori! Mamma mia, signori! Aspetta, prendo pure io il microfono, signori! Vabbè, comunque, adesso, vabbè, andiamo a prenderci uno snack al bar, venite, venite, Sì, ma basta. io magari guardo un po' cosa dicono questi signori, magari Va se vogliono bene, qualche autografo. va bene. Buongiorno, Vai, buongiorno. buongiorno, autografo, Buongiorno. autografo, Buongiorno. autografo, autografo, sì, Autografo ok. anche a lei, tenga. Ah, Autografi. Lo vuole, signora, tenga autografi. signora, no, Signora. signora, mi lasci, ok. Autografi. Vabbè, vieni, andiamo, Autografo a lei. consolino? Vabbè, Anche a lei. io vado al bar, io vado al bar. Autografi. Sì, ti vado al bar, è Anche a lei. meglio. Venite al bar! Anch'io. No, Va bene. ve Allora, venite al bar. io farò i miei trucchi di magia per rendermi più veloce. Bravo, bravo, tu sei bravo con i trucchi di magia, però adesso andiamo al bar. Arrivo. Ah, bene, bene, Lirico, lirico, bene. Prendiamoci un lirico. caffè. Ok. Vai, Va cammina, bene. Leo. Va Ah. a prenderci il caffè. Ok. Andiamo? Andiamo a sederci sopra per Ma il caffè. vabbè, andiamo, andiamo, andiamo. Pubblico, Comunque. Ma illuminatevi. cosa? Dai, no, stai La zitto. magia del Napoleone è Vabbè, e mi metto a ballare a caso. Aspetta, mi metto a ballare. Vabbè, basta. Ok, comunque, raga, adesso andiamo perché basta scherzare. Veramente dobbiamo. Ci intervisteranno magari. Quindi facciamo l'intervista, dai. sì, vai. Beh, facciamo l'intervista. Apri Zitti, zitti, facciamo le interviste. Sono l'intervista. qua. Sì, ma come ti fai a Eccomi. teletrasportare? Facciamo l'intervista, vai, vai, vai. Buongiorno, signor Gabriele 03F. Buongiorno. Ma allora, cominciamo con la prima domanda. Qual è il suo vero nome? Il mio vero nome è Gabriele. Poi, qual è stato il primo video in cui è apparso insieme a Paperinik? Il mio primo video in dove sono apparso è stato un video delle tre mappe in un video. Bene, qual è la serie più famosa di Paperinik? Beh, sicuramente è la famiglia di Roblox. Mi raccomando, andatela a guardare. Bene, io ho già visto tutti gli episodi. Non vedo l'ora di scoprire chi ha ucciso Giorgio. Comunque, a parte questo, Bravissimo, non lo spoiler, signore. no, non ho ancora visto. Quindi, allora, come è venuta fuori l'idea di fare una serie con un killer, con Don Matteo e con tutti questi personaggi? Boh, perché ci è venuta, noi di solito ci ispiriamo agli altri YouTuber di solitamente, infatti non dico chi è perché sennò copyright, e comunque uno YouTuber abbastanza famoso, ci siamo ispirati alla sua serie. Bene, e un'ultima cosa. Dicevo, insomma, ultima cosa, ma qual è il video che si è divertito di più a fare? Il video mi sono più divertita a fare? Forse il primo video in cui appare il killer, mi sembra l'episodio 8.
c'è di Nodos. in quell'episodio c'era anche Giulio, ma Giulio che fine ha fatto? Penso. Boh, diciamo che non l'ho più sentito da tanto tempo e non lo so dove è andata a finire, però. Ma Paperinic ha mai detto se torneranno dei video pure con Giulio? Beh, a me ancora non me l'ha detto, però diciamo che sarebbe abbastanza bello. Cioè, sempre uno zerotti in più sarebbe bello. Svelaci 5 segreti. Ah, no, vabbè, facciamo un segreto di quando registrate i video. Cosa fate per avere quella carica? Ci facciamo battute stupide. Ci diciamo Ok, battute stupide. grazie. E ora per ultima cosa, avete mai pensato di fare un film oppure ancora medio più basso, diciamo, un libro? Allora, intanto si risponde alla prima domanda. Film, quando c'è un sacco di tempo. Un libro, diciamo di sì, perché anche noi a volte facciamo dei fumetti. Quindi un libro ci può anche stare un libro, però anche quello sarà un bel po' di tempo. Ok, ora un po' di domande, diciamo, personali. Con chi è che hai legato di più degli 08? Con il mio amico Paperinic e con il consolino. Bene, ma a parte loro ci sono altri, vabbè, anche a parte Giulio, ci sono altri 08 che ancora non sono apparsi in video, però ci sono, tipo, non lo so, qualcuno che non è mai apparso in video perché non ha mai avuto tempo, insomma. Forse qualcuno. Ok. Nei video di Paperinic c'è mai stato una persona che ha parentela con te? Beh, sì, in uno sì, però se comunque non c'è, cioè, in senso, Paperinic non l'ha mostrato molto, però l'ha nominato, diciamo. Ok, allora qual è quel video, ce lo puoi dire? È il video di Bloxburg, l'ultimo Bene, video di bene. Bloxburg. Bene, bene. E l'ultima domanda personale che le volevo fare è: quando è che si toglierà quella maschera e si farà vedere in faccia? Perché tutte le volte che ti vestivi avevi o una maschera, oppure mi ricordo molto tempo fa avevi dei capelli finti, avevi sempre gli occhiali, mi ricordo, e ora ti sei messo questa maschera. Quando è che ti farai vedere in faccia proprio naturale come il consolinos? Beh, tra un po' di tempo, quando gli iscritti vorranno. Ok. Bene, grazie, sono molto contento di questa intervista. Anch'io. Possiamo farci pure una foto insieme? Certo. Bene, ok, vengo qui allora. Cheese! Grazie. Cheese, Grazie. prego. Sono molto contento. Bene, adesso vado a intervistare Anch'io. pure il consolino. Grazie, Ok, arrivederci. grazie. Gabri! Ah, ciao Pietro! Ciao, vabbè, tanto lo sanno tutte le persone, sono qui il mio Sì, nome. vabbè, lo sanno Sì, tutti questi. autografo, Vedo, aspetta, glielo chiedo autografo. anche a uno. Ma tu lo sapevi che Paperinic si chiamava Pietro? Ma sì, ormai lo sanno tutti. Vabbè, lo sa anche lui, guarda. Beh, appunto, cioè, ormai grazie, signori, comunque. Comunque, cosa ti ha chiesto quel signore ciccione che c'era prima? Poverino, poi povero Era un po' ciccio Cellini. ciccione, Vabbè, vabbè. comunque mi ha fatto un'intervista. Bene, e a me me l'ha già fatta, ma perché sono così alto in confronto a te? Eh? Intanto, no, dicevo, perché sono così alto in confronto a te? Comunque a me me l'ha già fatta la signora del bar. Stavo tornando dal bar, Ah, la davvero? signora del bar, che tra l'altro non c'era perché era un attimo a fumare fuori, mi ha detto tipo: signori, ma lei questo, come si chiama? Qual è il suo vero nome? Insomma, tante cose. E comunque adesso vado un po' sul palco a prepararmi, a vestirmi per dopo. Vestirmi elegante, perché Ok, vabbè. ti ricordi la cosa segreta, vero? Bene. Certo. Immagino che te la ricordi. Bene, mi vado a vestire. Ciao, consolino! Raga, venite qua. Allora, Ci sono. immagino che vi ricordate la cosa segreta della cena con alcuni dei nostri Sì, iscritti. sì. Ok, stanno ancora allestendo, Ok, quindi vedrai che ci sarà domani la cena. Quindi va bene. adesso uscirò e dirò tipo: bene, ragazzi, è stato un bellissimo speciale e adesso direi che ci possiamo salutare qui. Ci rivediamo domani a quel barrettino per una cosa speciale. Ok, usciamo, venite. Ok, va bene. Ok, ragazzi!
Ok, grazie per le interviste. Per gli autografi, come ha detto il consolino, abbiamo finito lo speciale. Gabi, perché sei su là solo, da solo? Che Saluto tristezza. tutti! È vero, saliamo su. Saliamo su. No, aspetta, qua non ci riesco, da qui. È vero, salutiamo tutti i nostri fan. Salutiamo soprattutto Gilberto, che è un mio carissimo amico. Non è mai vero? Ciao! Ciao a tutti! E come ultima cosa, ricordate, inchinatevi a me. Ecco, vabbè, a parte quello, vi ricordo che domani, sempre a questo bar qua in fondo, ci sarà una cosa speciale. Quindi domani verso le 9, 9 e mezzo, venite qua, perché ormai sempre 9, 9 e mezzo siamo qua. Quindi, ragazzi, direi che da Paperenik 08 è tutto. Ci possiamo salutare qui. Grazie per i 100 iscritti. Ciao ciao e linea. E Vabbè, ciao e ciao e linea allo studio. ciao! Voto 10! Ciao!